Prova. Allora, sembra stabile. Vediamo. Se, ok, ho riavviato il PC, raga, completamente. Quindi, boh. Secondo me è stato un bug di OBS, che non riesco a spiegarmelo. Oppure l'altra cosa che ho pensato è che avevo NordVPN in background, magari non devo. Magari fa interferenza, sembra strano però. Comunque ora ho chiuso tutto, dovrebbe tenere botta adesso. Mi dovete giusto dare un attimo che devo reimpostare ogni cosa. Perché devo reimpostare ogni cosa. Sembra solido, però. Non so. Se no VPN era connesso, ti direi proprio di sì. Ma fino all'altro ieri. È sempre stato connesso nelle altre streaming e non ha dato problemi. Cioè, non l'ho acceso a metà stream, no? Quindi è strano. Però ho spento quello, ho riavviato il PC perché ho pensato anche magari un problema di login con OBS. Comunque adesso sembra andare. Va chiuso quando si streama. Vedi a non saper usare le VPN. Vedi essere un novizio delle VPN. Allora era NordVPN che mi fotteva. Sarebbe un pessimo placement. Sarebbe un pessimo placement questo. Sarebbe proprio terribile. Allora. Ok. Ora tu mi fai la cortesia di stoppare uno dei due. Oh, perfetto, c'è già. Però abbi pazienza. Infatti. Allora, la situazione è interessante. Questo schermo qui. Mi dovete dare un attimo, devo reimpostare ogni cosa. Sono un po' disadattato. Cos'è una VPN? Non sei disadattato, bro. Hai semplicemente vissuto fuori da YouTube per 3 anni. Come fai a non sapere cos'è una VPN dopo. Dopo tutto quello che si è detto. Dopo tipo i placement più luridi della storia. Non lo spiegherò perché non mi pagano. Così imparate, stronzi. Allora, qui va. Ho anche aggiornato il bitrate già che c'ero, visto che a sto punto è andata così. Adesso ho il bitrate a 6000. Le feedbackino sulla webcam è migliorata. Vabbè, per gli amici che ci seguiranno su Creepy Live ci sono stati una serie di problemi tecnici, a quanto pare. Ma adesso ci siamo. Abbiamo fatto dei reset in più rispetto alla live scorsa. Che poi chi cazzo se le guarda se stream malati? Allora, musica. Ok, sulla musica ci siamo. Perfetto. Devo. Allora, nel mentre che esplodevo, devo. Ciao, Federico Polini, l'avevo ringraziato, ma non so se mi avete sentito. Quindi, grazie per il 19° mese. Fengu, grazie per la sub regalata alla community. Jack Daniels, grazie per il Prime. Come sto? Fino a prima molto bene. Adesso un po' scazzato, ma voglio dire. D'accordo, va bene. Dovremmo essere ripartiti. Ho chiuso la VPN, quindi inshallah. Strano però, me ne sarei accorto subito se l'avesse fatto immediatamente. Invece ce l'ho da tipo 2 settimane e non mi aveva detto un cazzo. Buono sapersi, meglio tardi che mai, immagino. Meglio che succeda in una live della Shinylock a cazzo piuttosto che in una live un po' più importante, giusto? Immagino. Come sta mio cugino americano? Ha appena failato il mio cugino americano, raga. Combinato un disastro. È possibile che stasera sia più indasato. C'è la Juventus. Ci sta. C'è la Juve, ci sta. Di base è meglio evitare. Ci sta. Più che altro, aprendosi in background, non ci ho neanche pensato, obiettivamente. Comunque, easy. Siamo.
Siamo sotto controllo. Grazie Thunder per i 25 bit. Benvenuto. Dai, Oddish, clacciamela. Toglierla dall'autostart. Sì. È che di base mi fa comodo avercela in autostart. Però adesso se mi fotte le streaming, diciamo che è il caso. Diciamo che è il caso a quel punto. Oddish, hai provato a sabotarmi anche così? Sei proprio una merda. Ah, cazzo, ma perché mi aspetta? Non che cambi molto, però almeno fa un po' di retroilluminazione sui pupazzi. Almeno si vedono. Non con questa webcam. Questa webcam non è pupazzo friendly, ma insomma, ci siamo capiti. Gioco poco come mi consiglio la prima Shiny Locked. Ah, beh, assolutamente Art Gold, non c'è dubbio. Art Gold è il gioco più bello in cui fare le Shiny Lock. Beh, ci sono i Pokémon Shiny che ti seguono, di che si parla? Se la sto facendo su un gioco che non è Art Gold è solo perché su Art Gold l'ho già fatta e quindi boh. Sarebbe un po' strano, ma non c'è dubbio. Qualsiasi Shiny Lock. Qualsiasi prima Shiny Lock deve essere fatto su Art Gold, obbligatorio. Grazie Facco per il 24esimo mese. Vi ricordo, ragazzi, a proposito dei sub, che potete abbonarvi al canale con Amazon Prime, è gratuito, ma se lo fate con la tier 1 ci guadagno di più, quindi boh, magari date la Prime a uno streamer scadente e date la tier 1 qua. Ma a parte questo, quello che volevo dire veramente, che poi mi faccio sempre trascinare da ste stronzate, è che è l'ultima settimana per mandare le uova della Eggloc, quindi se siete abbonati e non siete nel gruppo Discord, entrate nel gruppo Discord, così almeno potete mandare le uova, c'è un tutorial. Se siete nel gruppo Discord e non avete ancora mandato le uova, affrettatevi. Se volete mandare le uova e non siete abbonati, abbonatevi e poi passate al gruppo Discord che ci sta il video tutorial lì. Quindi, questo per dire, abbonatevi al canale comunque. Alla fine il concetto è sempre quello, perché si torna sempre dove si è stati bene, cioè nella landa dei soldi. Si potrebbe il gruppo Discord senza essere abbonati? No, altrimenti si chiamava gruppo Discord per abbonati and company, invece è gruppo Discord per abbonati. Perché? Perché altrimenti sto business non funziona, ragazzi, quindi. Molto semplice. Video tutorial che non serve. Certo, video tutorial che non serve, però almeno io sono in pace con la coscienza. Il video tutorial è stato fatto solo per giustificare atteggiamenti aggressivi verso chi sbaglia, se no come potrei? Capito il meccanismo mentale, oh great? È lì, sta tutto qua dentro, tutto nel cervello. È tutto fatto per alimentare flaming, non è fatto per darvi veramente la possibilità di mandare le uova. In realtà è tutta una trappola. Vabbè. Oh, ma quanto va bene la stream senza NordVPN? Pazzesco. Oh, ma fila proprio liscia. Scommetto che il vostro streamer preferito non le dice queste cose. Ho preso trattini. Eccoci qua, è finita. È andata chat. È shiny, non è shiny. Un po' ci spero a sto punto che sia trattini shiny. Almeno mi libero da sto incubo. E che nessuno mi ha detto di sponsorizzare NordVPN come strumento per le streaming. Shhh. Così non fa ridere. Non era più veloce vedere. Dipende, è più o meno irrilevante. Basso, si può fare. Farò un po' e un po'. Probabilmente è più figo se esce Shiny nella battaglia contro Shanna. Sarebbe stato divertente anche un counter di tartini persi. Però non so se vedete che ci sono già due counter in grafica. Diventerebbe complicato fare 58 counter per ogni cosa. Un counter bestemmie, counter questo, counter quello. Potrebbe essere un po' particolare la situa. Comunque domani su YouTube esce la tier list dei Pokémon di Radical Red. C'è stato un po' di gestazione, ma è arrivata poi. Quindi, avevo detto che ogni settimana era uno schermo in più. Sì, ma adesso dico anche un'altra cosa, cioè che la gente ha una vita. E non, cioè,
obiettivamente non posso fare una grafica ogni settimana, cazzo. Ho un video da editare, ho un sacco di robe da fare, vaffanculo. Cioè, nel senso, l'ho detto, ma non è che tutto quello che dico lo dovete prendere come una cosa che succederà. Guarda il figlio di puttana che si è bloccato a caso senza una spiegazione, guardalo. Guardalo che non prende i tasti, minchia. Grazie Mark Gara per il Prime, benvenuto. Si gode. Non sai come Dio che tutto ciò che dice è verità? No, perché Dio è buono. Io no. Non necessariamente. Perché io sono un Dio, ma nel senso cartesiano, di genio maligno, raga, cioè. Se fossi Dio sarei buono e caritatevole, invece adesso prendo uno a caso in chat e lo banno, il primo che vedo senza sub. È il nano, purtroppo, dopo tanti anni di partecipazione in questa community, sei il primo che ho visto, mi dispiace, toccherà bannarti per... Quanto gli diamo al nano chat? Solo perché non ha la sub. Boh, dai, sì. 300 secondi. Ci sta. No, ho riavviato per sbaglio, è la fine del pianeta. E vabbè. Dai, 5 minuti. Vedi, così era per dimostrarlo. Il nano ha fatto... Un partecipante di questa community dall'alba dei tempi, esiste da quando l'ho sbannato. Ma no, hai sbagliato, Nico, non fa più ridere adesso. Adesso non fa più ridere, faceva ridere che lui tornava tra 5 minuti e diceva scusa, crappo, quello avrebbe fatto ridere. Mi ha sbannato Riolo, ribannami 5 minuti, bravo. Vedete, questo è l'atteggiamento giusto. Accettare la propria colpa. Questo è l'atteggiamento giusto. Voler scontare la propria pena. Questo è l'atteggiamento giusto di fronte a il tipo di divinità che io sono. Così dovete comportarvi. Avete una colpa, di vostra sponte vi consegnate nel braccio della morte. Questa è la società ideale, no? Non ci tengo a precisare che non giustizieremo il nano, non oggi almeno. Posso fare compagnia al nano per 15 minuti? No, per il semplice fatto che non è a chiamata. Cioè deve essere... Questo è per dimostrarvi che io ho potere totale su di voi, cioè. Vi prego, abbonatevi, ho bisogno di soldi. Io ho potere totale su... Oh, la stream più fluida del mondo, eh. E non ho neanche pagato per farla andare così fluida, è incredibile. Niente, Oddish, non ce la caviamo oggi. Ormai le vibes sono solo negative per questo Chainhunting. Voi lo sapete, vero? Che noi troviamo Oddish, arriviamo a Novartopoli e dobbiamo cercare un Pokémon Shiny di tipo fuoco. Voi siete consapevoli e probabilmente l'unico che avremo a disposizione sarà tipo Maccargo. Voi possedete questa coscienza di classe che vi fa sapere che succederà questa cosa qua? Niente, la sincronia di questi giochi, di questa scegliantata è incredibile. Ci sta. No, non dargli il soprannome, santo Dio. Dio canaglia. Ok, via. Il mio Hitmore lo trovi, dai. Beh, guarda, rispetto a Maccargo, Hitmore ci fotto abbondantemente, ragazzi. Ma abbondantemente. Il rate è 1 su 8? No, è 1 su 4, diciamo. Siamo già oltre il rate. Non è oltre la... Siamo oltre la soglia in cui sarebbe ragionevole trovare uno shiny, mettiamola così.
così è vaga e non arrivano i professori di matematica a spiegarmi che in realtà crappo. Ci farei mai una tirare sui filosofi? No, non sono abbastanza preparato, ragazzi, per fare un format del genere. Non sono Rick Dufer. Non sono così preparato per farvi una tier list dei filosofi. Se ci fosse una tier list dei filosofi, tre quarti li dovrei mettere in non ho letto un singolo libro. Che strana matematica quella. È la matematica che si faceva da me. Avete mai fatto? Infatti ho avuto il debito per 4 anni. Ieri, raga, stavamo giocando a Taboo. Ero fuori con i miei amici, stavamo giocando a Taboo. Non vi spiegherò il gioco di Taboo, lo conoscete. Lo sto per spiegare. Devi indovinare una parola, si gioca a coppie o a gruppi, a squadre. Uno ha la parola e deve farla indovinare agli altri partecipanti della squadra, però non può dire alcune parole che sono riportate sulla carta. Allora è stato divertente, ho capitato un sacco di parole meme, mi è capitata bonifica per dire, io... Con bonifica non ho potuto che andare a parare sul pelato. Ma credo che l'highlight sia stato quando è uscita la parola bocca. Io devo far indovinare bocca. E una delle varie regole di Taboo è che non solo non puoi dire le parole che la carta ti dice espressamente di non dire, ma non puoi neanche utilizzare, ovviamente, derivati della parola o parole che hanno la stessa radice, no? Ok. Ad esempio, se devi dire corridoio, non puoi dire correre. Non puoi neanche fare gesti o mimare e quant'altro. C'è bocca. Io guardo tra le parole bloccate, mangiare tutto e io faccio. Vabbè, è il momento. Esordisco con uno. Scusate. Guardo in faccia la persona che doveva indovinare e faccio ci fai i... E io potevo scegliere ogni tipo di sinonimo. Potevo scegliere pompini, soffoconi. Potevo scegliere di tutto e ho scelto bocchini. Invalidato, GG. Perché ovviamente non puoi dire bocchini insieme a bocca. Potevo scegliere ogni tipo di sinonimo del gesto, dell'atto. Tutti li potevo dire, ho scelto bocchini. Tutti! Li potevo scegliere tutti! C'era un dizionario che poi mi è stato sciorinato davanti, perché ovviamente poi fai un errore così grave e ovviamente a Taboo c'è la walk of shame, no? Cioè, dove doveva... Sei stupido! Risposta, un pochino. Most skilled Taboo player. È un disastro. Un errore madornale. Poi ho fatto anche dei grandi round, ma quella è una macchia che purtroppo non si cancellerà mai. Non si cancellerà mai. Quasi come streamare con la VPN, sì, esatto. La sera in cui gioca la Juve, sì, sì. Però a mia discolpa non ero collegato in America. Quindi immagino che non so quanto conti. Ho messo due robe. Se ho aggiunto due reset in più, ditemelo, li tolgo, non me ne sono accorto. Comunque, ci tengo a dire che ieri a Taboo, alla fine, ha vinto la mia squadra. Con tanto di sollevata della scatola di gioco a mo' di trofeo per sbeffeggiare, no? Gioco molto divertente. Grazie Mikos intanto per l'abbonamento, benvenuto. Grazie per l'intrattenimento che ci doni. Boh, non saprei, eh? Non mi sembra di aver droppato una grande prestazione. Bentornato, il nano. Sarò anche il genio maligno, ma ricordati sempre che le pene sono riabilitative. Sarò pure il demonio, ma non sono americano. E quindi... La pena è riabilitativa, quindi... Bene che tu abbia compreso, bene che tu abbia imparato dal tuo errore... è bene che tu sia di nuovo qui. Ovviamente sei completamente reinserito nel tessuto sociale di questa community. Che scatto vedo, la precisione dei shiny è 1 su 4. È molto... non so, non,
Azzi, Scarlatti Violetto, io piscerei sulla Switch per farle saltare, quindi non lo so. So, credo che sia uno su 4000, però credo che sia molto più facile trovarli semplicemente perché ti spawnano nel culo a una certa, almeno a me è successo. Però credo che sia uno su 4000. Qualsiasi una, se mi fate una domanda su Scarlatti Violetto, non so rispondere, fan cagare quei giochi, non li ho giocati e non li ho mai voluti approfondire, quindi. Ma purtroppo dovrà succedere che li giocherò una certa, perché la tier list sui Pokémon di nona generazione andrà fatta, immagino, e quindi. E quindi anche solo per gag a quel punto si fa la Nuzlocke. Grazie, Ryul. Il Ryul. Oh, grazie per la tier 1, frate, è un nome assurdo, benvenuto. Se vuoi partecipare alla Egglock, puoi entrare nel nostro gruppo Discord e mandare un uovo per partecipare. Ryu e basta. Però uno dei tre l'ho azzeccato, devi essere onesto. Ho tirato tre opzioni, una era giusta. Ci sta. La shitlock. Dovrei fare... cos'è che avevo proposto di fare su... su Scarlatto e Violetto? Che avevo detto che potrei fare su Scarlatto... potrei fare Scarlatto e Violetto insieme... tipo la chesslock avevo detto, sì. Boh, per il meme. Volevo provare a fare una chesslock e devo giocare Scarlatto e Violetto. Non so se voglio farlo. Perché non so se voglio rovinare la chesslock. Però ci potrei pensare. Cioè ho paura di rovinarmi psicologicamente la chesslock. Però devo fare una Nuzlocke su Scarlatti Violetto, raga. Devo giocare i Pokémon. E la farò, tra l'altro penso di farla per mie esigenze only gen 8 9, scusatemi. Cioè giocare solo Pokémon Nuzlocke only gen 9. Spada e scudo io ho già giocato in Nuzlocke, raga. Spada e scudo ho due run. Una normale e una Nuzlocke. I Pokémon di spada e scudo li ho giocati molto. Ho giocato il competitivo di spada. Cioè, ho delle nozioni di spada e scudo. Conosco i Pokémon di spada e scudo. Ma non conosco abbastanza i Pokémon di Scarlatti Violetto. Non conosco le dinamiche in Nuzlocke di Scarlatti Violetto. Mentre invece le dinamiche di spada e scudo le conosco. Ho fatto la Soul Link con Tia. Anzi, tecnicamente facendo una Soul Link ho visto addirittura due run in un certo senso. Quindi ho visto anche dei video di Nuzlocke di spada e scudo di altri. Quindi ho proprio un'altra concezione. Scarlatto e Violetto non ho proprio esperienza di Nuzlocke. So che ovviamente ci sarà level cap. No, non c'è stile lotta fissa. Spoiler alert, si può fare lo stile fisso semplicemente impedendosi di switchare. Epico. Basta semplicemente premere B quando ti chiede di switchare. Ah, sarà un'esperienza. Voglio vederci gestire il level cap. Beh, non sarà difficile. Mi studio l'ordine dei capi palestra. Schippo tutti gli allenatori. Sarà. Gestire il level cap è banale. È stupido. Perché basta semplicemente non giocare il gioco. Che probabilmente è un blessing nel suo caso. Unica cosa, devo trovare tipo un modo per givarmi le caramelle rare. Non so quale, ma devo trovare un modo per givarmi le caramelle rare. Ma temo che l'unico modo sia fare cose sconce con la Nintendo Switch. Sapete? Prima poco comprare il discorso come funziona. Da quello l'unica cosa che ho visto, l'unica Nuzlocke che ho visto in Scarlatto Violetto era quella di Peach all'uscita. E lui ha utilizzato letteralmente la ruota per decidere che Pokémon beccare. Che mannaggia al cazzo, mi dà un fastidio assurdo. Se no ti fai tanti ride. Ecco, perfetto, hai detto tutto. Non c'è modo di non giocare sulla Switch, non credo. Intanto non si fa, appunto. Punto 1, non si fa. In modo deciso. Studierò. Non c'è modo di non giocarli, esatto. Non c'è una versione di Scarlatto e Violetto GBA. Dove c'è sicuramente, esistono, escono sempre. Perché mi fa schifo leggende Pokémon? Adoro leggende Pokémon.
Adoro è un parolone, ma Leggende Pokémon è un gran titolo. Non so di cosa tu stia parlando. Direi che è nella mia sicuramente top 10 minimo dei giochi Pokémon che ho più preferito. Ma non al decimo posto, tipo al settimo, secondo me. No, raga, domani non faccio live Nintendo Direct, scusatemi. In questo momento non sono così interessato ad altri titoli Nintendo. Devo editare un video, quindi non lo farò. La guarderò probabilmente, nel senso che me la metto in sottofondo mentre lavoro, però non la streamo. Oggi si blocca un po' troppo nella scelta dello starter, quindi andrò a fare la fight. Domani conferma una nuova Switch. Boh. No, raga, sono proprio... sono proprio aggiornato zero in questo periodo. Cioè, mi fate delle domande che in questo momento non so. Leggende Z non dovrebbe esserci nulla, raga, ovviamente. Perché è un Nintendo Direct, non un Pokémon Direct. A meno che non decidano di fare una follia, però di base non succede. Duane è un indie più partner showcase. Ah, beh, allora sì, figurati, non... sarà un direct abbastanza nullo. Sarebbe una mancanza di rispetto. Però non sarà un direct con titoli main, diciamo. O almeno è difficile che succeda. Me lo terrò in sottofondo, perché comunque sai. Forse la Square potrebbe droppare qualcosa alla Triangle Strategy, e allora a quel punto parliamone. No, Nico, tranquillo, vai pure. Ciao, Faccio Cam, grazie per l'abbonamento, benvenuto. Square Strategy, yeah. Octagon Strategy. Prima o poi lo giocherò. Cioè, prima o poi lo rigiocherò. Come si entra nel server Discord? Allora, entri su Discord e colleghi il tuo account Twitch a Discord, e in quel modo hai l'accesso automatico. Oppure, se non riesci, oltre a Google, puoi contattare un moderatore. Noi di base facciamo contattare i moderatori, così fanno fare la procedura per bene a tutti. Ma se sai come si fa, puoi skippare. Nel caso, per contattare il moderatore su Discord, se fai punto esclamativo Discord DS, uno dei due comandi, una volta l'abbiamo cambiato, da lì non ho più imparato qual è, ti vengono fuori i tag. No, il Fanta non l'ho fatto, nel senso che ho l'asta tra due settimane. Quindi attualmente non sto giocando. Famo l'asta l'8 settembre, perché siamo matti in culo. O perché semplicemente non ci abbiamo voglia di trovarci ad agosto. Due settimane. Eh sì, raga. Fine mercato. L'asta fine mercato. C'era l'idea di farla l'1 settembre. Ma non c'era la gente, quindi si fa durante la pausa Nations League. E vai, Dratini. Time scam. Dai. Pronti? Io lo dico, ma un po' ci spero. Un pochino. Si è divertito l'anno scorso con il Fantasy, è stata una mina. Ma poi mi ha fatto riappassionare al calcio. Quindi cioè mi ha fatto non riappassionare, è sempre stato appassionato, ma ha fatto infognare di nuovo del calcio, che è una cosa che mi fa piacere. Ah, tra l'altro, regà, volevo dirvi questo. Allora, Credo all'uscita di FIFA DFC. Credo che ve lo porterò. Credo che ve lo porterò. Intendo dire che oggi potrei aver acquistato la maglietta della squadra con cui vorrei farvi la carrierona. E mi piacerebbe farlo al day one, onestamente. Anche se è un po' complesso. Perché ho altri progetti. Però mi piacerebbe provare magari a fare, ma quasi una maratona, 12 ore di carriera. Vi direi.
Perché, allora, voglio dire quest'altra cosa. Allora, la carriera con lo Sporting è stato un esperimento vincente. Nel senso che, per essere un contenuto spin-off, diciamo, del canale, chiamiamolo così, è andato abbastanza bene. Potevo andare meglio, ma non ho colto la palla al balzo. Nel senso che una cosa che non ho fatto, probabilmente sottovalutando, è farci dei video. Cioè realizzare magari il riassunto. Nella mia testa sarebbe stato il riassunto di tutta la carriera, ma è troppo diluita nel tempo. Quindi non uscirà un riassunto dello Sporting. Non uscirà un riassunto su YouTube della mia carriera con lo Sporting, perché ho troppo content accumulato e perché sta per uscire quello nuovo. Però mi piacerebbe provare a fare i riassunti delle singole stagioni, approssimativamente come fa Tearless, anche se mi piacerebbe metterli un po' più sul narrato come faccio io, no? Quindi vorrei magari sbogliognare la prima stagione della carriera che farò in fretta, così da magari fare subito l'esperimento del video su YouTube, vedere come va, vedere come lo prende la gente, come prende la gente la narrazione di una cosa che non è Pokémon, e poi andare avanti. Non so con quanta frequenza, però mi piacerebbe, sia perché, oh regà, a me piace giocare quel gioco per quanto faccia cacare. Tietto, grazie per il nono mese. Quasi finito di comandare tutte le live di Triangle Strategy. Che cazzo di eroe! Che cazzo di eroe! Tu sei l'unico, tra l'altro. Tu e altre 40 persone. Basta, finito. Dicevo, sì, con contenuti spin-off intendo tutto ciò che non è Pokémon. Soprattutto in questo periodo. Cioè, questo è un periodo in cui anche mentalmente sono molto Pokémon oriented. Cioè, voglio giocare a Pokémon, voglio spingere su Pokémon. C'è stato un periodo in cui ero un po' più... avevo un po' più la necessità, anche forse mentale, di uscirne. Adesso è un momento in cui ci sto bene. Però c'è di mezzo questo FIFA che mi piacerebbe provare a portare un po'. I video di Triangle Strategy è tipo 1000 su 100. Beh, video di Triangle Strategy, comunque alla fine di Visuals è fatto le sue visual, eh. In generale, però, per lanciare i giochi mi sono accorto che più che le live devo fare i video. Quindi vorrei... cioè, non è che mi sono accorto, lo so, è che è difficile, è più facile fare le live che i video. Mi piacerebbe quindi fare la carriera, mi piacerebbe impostarla bene, mi piacerebbe farla con qualche paletto, cercare di bilanciarla, mi piacerebbe farla realistica. C'è di mezzo anche l'idea di fare un video in cui gioco VGC. Li vediamo. Sono un po' di cose carine. Più vorresti fare video alla tier? No. Non voglio fare quella roba lì. Voglio... è bella, però non voglio farla. Tier è un pazzo fare quella roba lì, secondo me. No, io voglio fare le carriere. Voglio fare storytelling di carriere FIFA a quel punto. Cioè, sarebbe quella l'idea, se riuscissi. Per questo vi dico che vorrei organizzare magari tipo una maratona. Magari tipo di un weekend, per dire. In cui finire tutta la prima stagione, fare più o meno rapidamente un riassunto e avere subito un feedback. Ci sarebbe anche quella giocatore. Io quella giocatore l'ho odiata. Mi fa vomitare. L'ho provata per cazzi miei e mi sta sul cazzo. Tutto questo per dirvi che in teoria ho preso la maglietta della squadra. Mi auguro che tipo arrivi in tempo. Ma ho preso la maglietta e l'ho pagata, per farvi capire il tenore della squadra che ho scelto. No, non è italiana. L'ho pagata 60 euro, spedizione compresa. Il video di Andrew, ragazzi, è cestinato. È cestinato. Nessuno mi vieta di recuperarlo dal cestino, ma attualmente è cestinato. Prima maglia o seconda maglia? Seconda maglia. Non per altro, ma perché non avevano la XL. E la L magari mi andava bene.
Però a me piace vestirle molto larghe, le maglie da calcio. Quindi ho preso la seconda maglia, non la prima maglia. Live con Axo quando? Ci eravamo lasciati per fare ancora un po' di Battle Factory. E... però adesso è in vacanza, quindi boh, magari quando torno. Dai, raga, voglio dirvi come la fa la carriera. Allora, io ho una tradizione nel mio giocare a FIFA. È una tradizione che ho recuperato con FC 24. Oh, sì. Ma che l'ultima volta avevo messo in atto su FIFA 2014. Quindi è una roba che ho recuperato 10 anni dopo. E il primo anno in cui l'ho ripresa l'ho fatta per conto mio. Quest'anno questa tradizione mia personale la voglio portare come content. E io come tradizione, fin da quando ero piccino, su FIFA ho l'idea di fare una carriera che non è originale, però ovviamente, però l'idea di fare una carriera, una road to glory, chiamiamolo così, dalla quarta serie inglese fino alla Premier League. Quindi è una squadra di quarta serie inglese. Non vi dirò altro, è una di quelle 24 squadre lì, ne ho scelta una molto specifica. Grazie Luca intanto per l'abbonamento. Una squadra casuale oppure c'entra qualcosa con il canale? No, no, è abbastanza casuale. È casuale. Anche perché non avrei nient'altro con cui farla centrare. Non ce l'avrei. No, il Milan non è in quarta serie inglese, raga. Non ci va molto lontano, ma non è in quarta serie inglese. Farebbe ridere in effetti. E ho preso la seconda maglia, quindi le streaming saranno con la maglia della squadra. Oh, durante la allora no, vi posso dire che non è il Bradford. Perché ho già perché la mia su FIFA 24 questa mia tradizione l'ho fatta con il Bradford. All'epoca, 2000, l'ultima che mi ricordo che avevo fatto, l'avevo fatta con il Portsmouth. Arrivando, se non sbaglio, a vincere una Coppa UEFA, un'Europa League, credo fosse già Europa League, un'Europa League. Lo scorso anno che ho ricominciato a giocare alla carriera di FIFA, l'ho fatta con il Bradford. Quest'anno ovviamente ne sceglierò un'altra. Però non vi do ulteriori info, perché già vi ho detto che sono praticamente, vi ho dato 24 squadre da scegliere, quindi cioè. Data d'inizio, vorrei iniziarla al giorno in cui esce. Vorrei farlo al day one. Ovviamente per grabbare. Nel senso, adesso parliamoci chiaro. Parliamoci chiaro, non sono un coglione. Ovviamente per grabbare. E poi provare a realizzare più o meno in fretta, senza troppa fretta, ma più o meno in fretta, il riassuntino. E droppare anche un piccolo content su FIFA. Sarebbe secondo me un treno carino che mi sono fatto sfuggire con lo Sporting, perché ho sottostimato un po' di aspetti. Ma ora mi piacerebbe entrare a cannone su questa idea qua. Quando esce? È il 25 settembre, no? Purtroppo non avrò accessi anticipati. Ma direi 25 settembre. Tra l'altro, 25 settembre, che è un a livello di proprio settimanale. Che giorno è? Dimmi che è tipo venerdì. Mercoledì. Unlucky, è un po' fastidioso. È un po' fastidioso mercoledì, in effetti. Potrei anche non farlo proprio il day one e andare di venerdì, sabato, domenica. È un'opzione. Non era il 27. Mi sembra il 25, ma. Comunque vedremo. Potrei anche fare magari maratona mercoledì e poi proseguirla sabato e domenica. Dici che saremo ancora qui con Odyssey il 25? No, per il 25 settembre direi che siamo.
direi che l'abbiamo trovato. Sarebbe inquietante se non l'avessimo trovato. Diventerebbe un ottimo meme. Considerate, raga, che se entro fine agosto, cioè se in questa settimana non lo trovo, dalla prossima settimana la Shiny Lock diventa un appuntamento a settimana. Che porto avanti, cioè la Egglock che subentra, porto avanti quella. E la Egglock la portiamo avanti come serie proprio long, 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 no? Entriamo in quest'ottica qua. Se per il 25 settembre siamo ancora qui con Oddio, ci vuol dire che siamo a 10.000 reset, raga, cioè è greve. Uno schermo in più a settimana. Raga, ma non è che, cioè, non è che gli schermi si aggiungono. Uno, ci deve essere spazio. Due, devo reggerli. Run e Ban quando inizia? A ottobre, raga. Vi direi, la voglio iniziare a ottobre, appena post Egglock. Vi direi il 30 ottobre, secondo me inizia. 30 ottobre. Cioè, scusatemi, 30 settembre. Cioè, è una data, non è una data ufficiale, però appena finisce, come finisce la Egglock, nel momento esatto in cui finisce la Egglock, inizia la serie hardcore. Ci stava, raga, a prendersi un po' di pausa, eh? Ci stava a prendersi pausa anche perché, scusate, sono andato a prendere le ciabatte perché con l'aria condizionata ho freddo ai piedi. Già è una serie di nicchia, probabilmente ancora più nicchia di Radical Red Run and Ban, almeno in Italia. Quindi già è difficile da lanciare. Se poi la lancio se la lanciavo ad agosto, si perdeva tanto. Preferisco lanciarla a ottobre. Magari anche farla interlacciare con la PIL. Ammesso che io partecipi, ovviamente. C'è nulla di scritto. Ma chissà. Potrebbero esserci voci di mercato. Interlacciarla con la PIL, anche magari riducendola in quel periodo lì, ma provando a introdurre delle persone a quel content. Voglio anche gestire diversamente i re-upload dei video. Voglio provare a fare qualcosa di particolare. Cioè vorrei provare a fare non i daily upload come li fa Pokémon Challenges, ma qualcosa di vagamente simile. Perché secondo me a livello di diffusione del content, diciamo così, non è la parola che sto cercando, ma a livello di struttura di come ho pubblicato Radical Red, secondo me c'è stato non un errore, ovviamente, ma una cosa che vorrei migliorare. Cioè che su YouTube, con un video a settimana, era poco spammata, era poco presente. Invece mi piacerebbe magari ridurre il numero, non il minutaggio, ma ridurre proprio anche l'editing dei video di Radical Red, ma fare proprio i riassunti delle streaming. E ogni live diventa un video di 30 minuti, esattamente come Pokémon Challenges, come fa lui. Perché secondo me l'idea, secondo me sarebbe carino spammarla come serie un po' più daily. Ovviamente bisogna pagare l'editor, questo va da sé. Ma infatti Simo, se mi stai ascoltando, prossimi giorni si fa una simpatica video call. Perché secondo me aver messo solo una roba a settimana non tratteneva l'hype, non lo rendeva abbastanza presente come avrei voluto. Quindi almeno, anziché un video a settimana, magari farne tre. Però paradossalmente con meno content ogni video. O semplicemente con meno editing. Anche meno content, però magari stare di più sulla battaglia singola. Queste robe qua. Tipo riassunto della singola live. Però essendo una serie, secondo me ci sta a pubblicarla un po' di più.
anziché fare come i riassunti che molto spesso mi dite: Crapo, ma scusami, ma i riassunti durano un'ora e mezza, perché non li dividi in due parti? La risposta è molto semplice: i riassunti non si dividono in due parti perché ci faccio meno soldi e meno pubblico, il video va meno bene e tutto quello che volete. Perché YouTube funziona così, a YouTube piace il long content. Che ne dicano, che ne dica la gente, YouTube impazzisce per i long content, quindi. Quindi vanno quelli. Per le serie gameplay che sono letteralmente morte, vorrei provare qualcosa di diverso. Grazie Missy intanto per il settimo mese, benvenuto. Comunque vi ricordo, siamo veramente a un niente dalla Egglock di Pokémon nero, bianco. Pokémon bianco. La Egglock di Pokémon... L'Egglock era di Pokémon bianco o di Pokémon nero? Bianco. Siamo a un passo dalla Egglock di Pokémon bianco. Lì ci sarà veramente da divertirsi. Lì sarà veramente grosso content. Sto quasi valutando di aggiungere... Però devo proprio pensarci bene se voglio veramente farmi del male. I sound alert. O qualcosa del genere. Perché obiettivamente forse è una serie che si... Che si presta. E quindi sì, Run and Ban inizierà a ottobre. Vorrei aumentare il numero di video di Run and Ban. E magari... ridurre l'editing, magari le battaglie, addirittura lasciarle integrali. Finirà in quante live? Run and Ban è imprevedibile. Potenzialmente sarà... Run and Ban è lungo, direi, 4 volte Radical Red, ragazzi, come numero di allenatori, numero di Pokémon da seccare, eh? Quindi io vi direi che un try vincente di Run and Ban... Dall'inizio alla fine, secondo me, con i miei ritmi, 4-5 mesi te li porta via. Uff, Darkini. Sono cagato. C'è chi fa 200... Sì, ok, hai ragione Luke, però quelli che fanno 200 tentativi di run and ban lo giocano molto rapidamente. Io per costituzione sono molto più alla Pokémon Challenges, alla Pichal. Cioè, lui è estremamente più focussato sulla parte planning, sull'ottimizzare tutto quanto. Io le Nuzlocke preferisco giocarle così, mentre invece ci sono persone come Squirk, sono molto brave ma estremamente rapide nella pianificazione e infatti e resettano molto spesso da quanto ho capito. Io preferisco dare a ogni try la sua dignità. Però Run and Ban è potenzialmente... cioè, secondo me... Non so neanche... Allora, non so neanche se la finirò, nel senso che... Ci vorranno anni, probabilmente, per finirlo. Potenzialmente. Poi magari lo faccio first try, eh. Ma potenzialmente ci vorranno anni. Non è Radical Red. Perché la gente vuole vedere il gameplay, non il plan. Ti prego, più plan da 3 ore. Hai ragione, Ma... Ne sono consapevole. Il punto è che, come vi dico sempre, ragazzi, quello che volete vedere voi, per quanto riguarda me, deve avere un'importanza marginale. Parecchio marginale in molti casi. Cioè, so che non è un pensiero comune ai creator, però quello che volete voi come pubblico non è quello che io devo fare. Devo tenerlo in conto. Non vuol dire che non vuol dire che lo si ignora, ma forse non è il modo giusto di esprimere il concetto. Quello che voi volete vedere è rilevante,
ma non deve essere il metro con il quale decido cosa fare. Ok? Posso dirmi, ok, questa roba qua so che al pubblico piacerà, ok, questa è un'informazione. Oppure questa roba qua so che magari sì, piacerà, però magari è un po' più nicchia, però poi i fattori dirompenti devono essere altri. Cioè, soprattutto deve esserci la parte di quanto mi diverto, quanto mi esprimo, quanto performo, in senso di performare è una parola sbagliata in questi termini, però quanto mi diverto, che content poi sul lungo termine posso proporre. Cioè, è quello il discorso, no? Devi tenere in conto cosa la gente vuole. Ma per me arriva sempre, sempre dopo quello che voglio io. È una roba veramente rilevante. Non quello che voglio io. È un po' complesso. È che voi siete un fattore da tenere a mente. Il fatto che, ecco, voi siete come il pubblico, l'accoglienza del pubblico, per come vivo io questo lavoro, per come, oddio, diciamo le cose come stanno, per come vorrei idealmente vivere questo lavoro, perché non è sempre facile fare questo ragionamento che faccio, è facile farlo in teoria, però voi come pubblico, la vostra reazione è paragonabile a un effetto collaterale. Che non vuol dire sminuirvi, eh? Vuol dire darvi il ruolo che vi spetta e che fa funzionare, secondo me, meglio la macchina. Cioè, se io faccio Fire Emblem, per fare l'esempio classico, se io faccio Fire Emblem, Triangle Strategy, Octopath, FIFA, so che avrò probabilmente meno seguito. Questa roba qui è un effetto collaterale. E io posso decidere se accollarmi l'effetto collaterale oppure no. Quindi posso dire, ok, faccio run and ban, anche se so che magari qui con la Shinylock siamo 500, 450, quelli che siamo adesso, e magari su run and ban siamo 300. Sparo delle cifre. E magari su run and ban siamo 300. So che questa roba è un effetto collaterale. Vale la pena prendere la pillola? Risposta: sì, perché piace a me. E questo ha più peso rispetto a piace a voi. Cioè, sono disposto a perdere potenzialmente del pubblico pur di fare qualcosa che secondo me mi fa risaltare meglio anche come content creator, che molto spesso significa che mi diverte. Risposta: sì. In questo periodo, se mi chiedi sei disposto a prenderti l'effetto collaterale di avere 40 spettatori su Pokémon, su Fire Emblem? Attualmente la risposta è no. Però se il vostro seguito, anziché diventare un aspetto marginale del mio lavoro, diventa ultra centrale, non va bene. Diventi dipendente dal pubblico, non ti sviluppi come content creator, non riesci ad evolverti, non riesci a portare le persone, non riesci a convincere le persone che qualcosa può piacere. È un errore, secondo me, concettuale un po'. Come quando portassi Zelda. Ad oggi Zelda non me lo accollo più, perché in questo momento il rapporto tra quanto mi divertirebbe fare Zelda e quanto pubblico sono disposto a perdere mi dice no. Su Radical Red, dove magari c'era obiettivamente meno gente rispetto alla Kaizo, il ratio era diverso. Il seguito che hai deve essere uno dei pesi sulla bilancia, ma se diventa il peso predominante è un casino. Così come sarebbe un casino se l'unica logica con la quale agissi fosse quello che voglio fare al 100%, solo quello che voglio fare.
perché lì vuol dire rischiare effetti collaterali non desiderati, anche gravi, no? Oh sì. Oh, cioè, in sostanza, perdere il lavoro. Grazie Andre Franz per il Prime. Benvenuto. Sì, è il modo giusto per giocare gli shiny tra gli starter in Pokémon X. Il nome della canzone uscita prima di questa? Si chiama Wasted di Wellness. Trovato. Ciao. Nell'eventualità per l'essere lavoro, cosa faresti? Ne cercherai un altro. No, è... Non esistono alternative. Ne cercherai un altro. Quale nello specifico? Non te lo saprei dire. Anche Umina. Non è un problema. Probabilmente tornerei in università. Probabilmente farei la finirei la magistrale. Sicuramente. Mentre cercherei un altro lavoro. Magari cercherei di rimanere comunque attaccato alla mia community e di cercare di lanciarmi magari in altri ambiti, magari scrittura, come dicevo qualche live fa. Nel mentre università, magari cerco di scrivere. Studiare mentre si lavora senza frequentare, lo trovi fattibile? Fattibile è fattibile, magari è un po', soprattutto per alcune facoltà, magari è un po' triste. Cioè, ad esempio, filosofia, secondo me, io purtroppo l'ho fatta durante la pandemia, quindi mi sono perso buona parte di questo. Però secondo me filosofia è bello anche andare a lezione, sentire il professore che te la spiega, respirare le aule. So che può sembrare una roba un po' romantica, però ti perdi tutta l'esperienza dello studio, no? Perché se lo studio diventa un apprendimento di nozioni, già facevo questo discorso qualche live fa, è un casino. Invece è bello quando diventa magari un'esperienza di qualsiasi tipo. Però è fattibile da un punto di vista del risultato. Sì, lo puoi fare. Penso che per alcune facoltà valga più che per altre. Adesso filosofia secondo me è l'emblema. Probabilmente storia già magari un po' meno. Meno che magari non ci sono spiegazioni illuminate. Però in realtà no, anche storia ti direi. Non lo so, le scientifiche non le conosco. Immagino che alle scientifiche andare alle lezioni sia fondamentale da un punto di vista puramente nozionistico, cioè per capire quello che sta succedendo. Immagino, Cioè devi andare a lezione, ci saranno corsi a frequenza obbligatoria, ci saranno laboratori, non so che cazzo facciate, i microorganismi, non ne ho i numeri, non ne ho idea. Poi ovviamente, cioè nel senso, la roba che ho detto per filosofia non vale sempre, ci sono dei corsi che io non ho frequentato perché semplicemente non mi prendeva. I lab a frequenza obbligatoria, immagino. Provo a non seguire analisi, appunto. Per dire, mi viene da pensare che giurisprudenza, tutto sommato, potresti anche leggerti un manuale. Non lo so, per dire. Credo che a prescindere sia sempre meglio frequentare, poi magari. Per storia, ad esempio, frequentare può essere potenzialmente bello, ma tutto sommato puoi leggere il manuale. Però ne sto facendo più che un discorso di risultati, un discorso di esperienza. Anche filosofia, ci sono alcuni corsi che
soprattutto se non hai le basi devi frequentare, perché alcune cose sono inconcepibili. Secondo me, se hai le basi, filosofia la puoi anche studiare da te, una volta che hai le basi. Tipo la mia professoressa di filosofia mi diceva che lei la magistrale l'ha data quasi tutta da non frequentando. Perché, onesto, Kant se lo poteva studiare da sé. Dipende anche da... è anche tutto un tema di confidence, di sicurezza che hai. Credo. Sapete cosa sarebbe utile anche? Frequentare le lezioni di patente, ma non lo sto facendo, sto studiando per cazzi miei. Ma quanti cazzo di cartelli stradali ci sono? Ma è inaccettabile. Io mando una lettera di reclamo al ministro dei trasporti. No, anzi, col ministro dei trasporti non ci parlo. Mando una lettera di reclamo a qualcun altro. La patente è solo mnemonica. Sì, no, ci credo. Ah, interessante, Ale. Poi ci butto un occhio, vediamo. Qualsiasi cosa possa fare andare Scarlatti Violetto a velocità umane è una buona idea. Ah, sì, certo, ovviamente la patente mi serve per le due supercar, certo, ovvio. Sennò come si guidano questi supercar che non volevo? Ah, non va a velocità umana. Venerdì, esatto, sì, stavo dicendo. Venerdì si potrebbe provare a cucinare. Pensa a te come stiamo messi. Ma Tia Mistra l'ho ringraziato per il terzo mese. Nel caso, grazie, me l'ho perso la sub. Altro che volevo dirvi? Sto pensando se mi è sfuggito qualcosa. Ho la sensazione che volessi raccontarvi qualcosa, ma che mi sia sfuggito di mente. No, Drattini, vattene a fanculo. Grazie Elia per il Prime. Gruppo Discord, ogni volta che c'è uno al primo mese devo dirlo, perché così almeno mi mandate uova per la Eglock. Dentro nel gruppo Discord mandare ovinos. No, non mandatemi delle pecore. Mandate delle uova di Pokémon. Seguendo il tutorial, per favore. Madre di Dio, so già quanto bestemmierò tra una settimana appena aprirò quelle cazzo di uova. Porca troia, vedi te se la prima palestra non sarà di tipo erba e mi tocca giocare con Barboach. Dio buono. Pieno zeppo! Barboach, Nincada, Lakazam, saranno tutte così le uova. Ma è giusto che siano così. Io già raga, nella mia testa succede questa roba qua. Trovo Lakazam nelle uova. Cioè, trovo Abra, le uova in Lakazam. Tipo, l'ottava palestra è tipo lotta. E io swippo con Alakazam. E a quel punto vengo perculato dall'universo. Già lo so. Già lo so, chat. Già lo so. È evidente, vero? È evidente che succederà, vero? Oggi arriviamo fino a 5.000 reset, raga. Anche perché avendo fatto esplodere la live... inizio a fare così perché mi blocco troppo spesso. Avendo fatto esplodere la live per colpa di SudVPN... ora conviene... Ora arrivare a 5.000 vuol dire far l'una di notte. In che gioco la fai la Eglock? Bianco.
Non è shiny, vero? No, ok. Ero distratto. Io già lo so che un top scenario nella Eglock sarà io che faccio una clacciata con una Alakazam mai vista. E voi chat che impazzirete memandomi. Volevo fare uno short slash reel abusando ancora della cosa, e lo short esordirebbe con qualcosa del tipo a sto giro sarebbe un: perché tutti credono che Alakazam sia forte? E la spiegazione è che probabilmente giocano con lo stile scegli e non hanno idea di che cosa significhi entrare in Switch in. Oh, ma mando in campo Alakazam e li one shot a tutti i Pokémon. Com'è possibile? Ma è sempre a full vita, è pazzesco. Forse hanno mai giocato a Pokémon. Ma no, ma probabilmente hanno giocato stile fisso. Allora, c'è da dire una cosa. Cioè, non per difendere Alakazam, sia mai, lungi da me. Però, obiettivamente, la mia valutazione nella tier list è valida se si ragiona nell'ottica di una Nuzlocke. Cioè, obiettivamente, secondo me, il Nuzlocke è ingiocabile. Il Nuzlocke è oggettivamente ingiocabile. È letteralmente unplayable. It's a bidonazzo never seen, come direbbe qualcuno. Esatto. Vedo che qualcuno mi segue su Instagram. Tra l'altro, abbiamo fatto i 20k su Instagram. Nel caso, andatemi a seguire su Instagram. Manca pochissimo ai 20k, per favore. Dai. Vi iscrivete, andate su Instagram. Mi followate su Instagram, raga. Dai, per favore. Qualcuno mi va a seguire su Instagram, dai. Mi mancano pochissime persone per arrivare ai... Dai, mi mancano tipo 30 persone per arrivare ai 20k. Dai, per favore, raga, dai. Qualcuno va su Instagram a seguirmi. Dai, per favore, raga, dai. Qualcuno... Stavo dicendo. Obiettivamente... Oh, Guido, grazie per l'abbonamento. Come va? Benvenuto. Obiettivamente, la mia valutazione è valida se si ragiona in ottica Nuzlocke. Se non si ragiona in ottica Nuzlocke, è un po' meglio, è un po' è ok come Pokémon, è comunque un disastro. Però ci sta se non giochi con la Permadeath. Cioè, con la Permadeath, secondo me, è in tier B perché rischia quasi sempre i crit. Senza Permadeath, dove puoi rischiare un po' di più e sbattertene, boh, ci sta che possa sembrare un Pokémon ok. Ma secondo me la gente è traviata dal fatto che giocava con lo stile fisso. O gioca ancora con lo stile... Con lo stile scegli, scusatemi. Cioè, è ovvio che se tu puoi switcharlo dentro senza incassare delle hit, diventa una bella branda. Se tu lo evsi, diventa una branda. Se tu lo evsi e giochi in stile fisso, a parte che sei un coglione, ma se tu lo evsi, diventa una branda. Grazie al cazzo, i Pokémon avversari non sono evsati. Ci credo che evsandolo diventa forte. A me fa sorridere chi dice: no, ma le caramelle rare sono cheating. Procede a evsare. Boh. Le EV sono cheat. Sono molto vicine al cheating. Com'è. Non come. Ovviamente sono legit nel gioco, ma come risultato. Tolto Ultra Sol e Ultra Luna, dove ci sono i dominanti, dove i Pokémon sono evsati per contrastare, per reggere, immagino, le Z, o comunque perché quel gioco è difficile. Allora lì a quel punto c'è un altro discorso da fare. Ma se evsi perfetti i Pokémon in un gioco in cui non sono evsati e non hai limitazioni folli, perché poi puoi usarlo anche come metodo di bilanciamento, boh, strano. No, non proverò mai una Nuzlocke o un hardcore Nuzlocke in prima gen. Per il semplice fatto che fan cagare quei giochi. Almeno da giocare come piace a me. Cioè, oltre a essere invecchiati malissimo, però semplicemente la Nuzlocke su quei giochi lì non è un bel format. Non funziona, è noiosa. In generale lo è su Rosso Fuoco, vi dico la verità. Cioè, nel senso... è propedeutico Rosso Fuoco, quello che vuoi, però no. Non è una roba da giocare con delle regole Nuzlocke base.
La prima gen nello specifico è tutta rotta, la Nuzlocke diventa un po' noiosa. Se si dicessero scegliere tra la prima e la nona, fra sia Nuzlocke in prima. Sai che sarebbe una bella sfida? Sai che sarebbe interessante? Non saprei. Nonostante tutto, probabilmente mi divertirei di più su Scarlatto e Violetto. Dovete entrare nell'ottica che io la prima gen non l'ho vissuta al momento dell'uscita. Io sono 99. Quindi io non l'ho vissuta, l'ho recuperata a posteriori. Recuperata si fa per dire. L'ho giocata, sì, ho giocato finito dei run a posteriori. Però, cioè, nel senso, io posso provarci quanto volete, però non riuscirò mai ad apprezzare quei giochi sul piano dell'esperienza di gioco. Poi posso riconoscergli dei meriti sul piano dell'analisi oggettiva, no? Posso riconoscere la storicità, posso riconoscerle tutto questo, però se mi chiedi sul piano dell'esperienza non riuscirò mai a giocare a quei giochi e a divertirmi. Perché per me sono troppo lontani in quel senso. Troppo invecchiati male, troppo dissonanti. Gen preferita? A livello di gioco? O a livello di Pokémon? A che livello? A livello di i Pokémon più belli, che gen li ha messi? Sparerei un'ottava. A me piacciono davvero tanto i Pokémon di ottava. A livello di gioco, quinta. Che se la gioca con la quarta, un gradino sotto la terza, e poi ci metto la settima tranquillamente. Neanche troppo lontana, tutto sommato. La prima e la seconda fatico a classificarle perché non le ho vissute, quindi le metto in NC. E poi a livello di giochi io ti dico ottava, sesta e nona. Cioè io Spada e Scudo, anche un po' per... Io Spada e Scudo li metto sopra XY, onestamente. Contando anche in ottava Leggende Pokémon, ovviamente. In quarta Art Gold. In terza Rosso Fuoco. In sesta Horas. Contando tutto, probabilmente la mia classifica overall è quinta, quarta, terza, settima, ottava, sesta, nona. XY stanno sotto anche a Scarlatto e Violetto. Sotto Scarlatto e Violetto ci sta l'umido che devo buttare, ragazzi. C'è un divario allucinante tra X e Y e Scarlatto e Violetto. Cioè non ho dubbi. Quello che so è che rimarrò sempre un difensore dei pregi di Pokémon Spada e Scudo. E che a me quei giochi m'hanno pugnalato alle spalle. Perché il finale m'ha pugnalato alle spalle, però mi avevano proprio emozionato. Ero tanto contento quando li stavo giocando, finché non sono arrivato al finale. Ho nitida la sensazione di amare quel gioco che stavo giocando. E poi però è andata male. Dandel ti è piaciuto come villain? Dandel è un campione, non è un villain. Cuscino spezzato. A me Spada e Scudo ha fatto male. A me Spada e Scudo ha fatto male
come sia stato lasciato alla fine, perché secondo me era... aveva una storia molto bella, dei personaggi molto belli, dei Pokémon molto belli, delle host molto belle. Graficamente c'aveva i suoi problemi, però secondo me se uscivi dalle terre selvagge era anche interessante. E poi dopo non mi hai messo il post game, hai fatto un finale rushato, le battaglie erano fighissime. Io ho proprio amato giocare quel gioco, avevo delle bellissime sensazioni mentre lo giocavo. E poi dopo però è andata male, perché da un certo punto in poi è tutto crollato e la cosa mi ha fatto star male. Mi è proprio dispiaciuto per quel gioco lì. Mentre Scarlatto e Violetto mi ha dato il nervoso, e paradossalmente mi è dispiaciuto sul finale. Cioè il finale era talmente bello che dicevo: ma perché sei qua? Tu diamante, perché sei stato... sei nella merda. Grazie Nico intanto per il 42esimo mese. Siamo campioni del mondo. È per il mondiale di Pokémon. Sì, arrivi un po' in ritardo. Sarebbe stato giusto invertire i finali di Swashil e Scarlatto e Violetto. Sì, esatto. Cioè, nel senso... sì, non c'è dubbio. Cioè, se Spada e Scudo avesse avuto il finale di Scarlatto e Violetto a livello di impatto, per me sarebbero probabilmente... in top 4 giochi Pokémon di sempre. Oddio, no. Esagerato. Top... vicino alla top 5. E invece non riesco a metterli neanche in top 10 probabilmente per il finale. Non solo per il finale, ma anche perché per il post game inesistente. Perché la quest di Brando Baldo e Scudo Baldo è semplicemente inesistente, non è mai successa. Guarda, chi sono i pilastri che parlano la Pokémon italiano? Intendi a livello di content creator, immagino. Dipende dalle branche. TCG Fede. Sì, TCG. TCG, ho sbagliato a parlare. Carte Fede. Giochi. Non solo giochi. Saidonia. Sto cercando il nome di Saidonia. Non riesco a trovargli un'etichetta, perché è un po' tutto tondo il mondo Pokémon di cui tratta. Però diciamo lore, mettiamola così. Lore, lost media, non riesco a trovare un termine che lo racchiuda. Però con tutti i legati ai giochi. Ma non solo, perché in realtà, cioè, voglio dire, secondo me il suo video migliore ancora adesso, posto che non lo seguo da un po', cioè lo seguo un po' meno rispetto a come lo seguivo una volta, ma uno dei suoi video migliori, secondo me il migliore che ha fatto, è il video su Logan Paul, quindi sulla truffa delle carte, il radiodramma. Non mi sto neanche a citare tutte le teorie, perché sarebbe facile, sarebbe una vittoria troppo facile. Se mi parli di competitivo, c'è anche Saidonia, ma c'è soprattutto Pardini, ti direi. Dipende da... ti dovessi dire forse, cioè, proprio i tre pilastri, nel senso che si piglia, cioè che hanno proprio... che coprono Pokémon, ti direi loro. Poi anche lì ci sono... ci sono le sottocategorie, cioè nel senso, se il pilastro dell'hardcore gameplay in PvE sono io, evidentemente, delle guide è Pokétonks, evidentemente, probabilmente Pokétonks è anche uno dei pilastri, ma io ti direi che Pokétonks è un pilastro Nintendo, cioè nel senso, direi che io colloco quasi oltre Pokémon, cioè nel senso, sì, lui è un pilastro di Pokémon, ma perché è un pilastrone gigante di Nintendo, vi direi.
come pilastri, io ti direi sì, quei quattro lì, cioè Fede, Saidonia, Pardo e Tongs. Poi anche lì, ripeto, sotto categoria. Cioè, ad esempio, se andiamo a prendere... Il mio esempio l'ho fatto, però se vai a prendere, ad esempio, la sottocategoria del... delle news, per dire, attorno ai nuovi giochi, probabilmente in questo momento di pure news c'è sempre Saidonia, però facciamo che Saidonia è più generico, andiamo più nello specifico. Forse Totodile in questo momento potrebbe essere la figura di riferimento. Se parliamo di curiosità, probabilmente, quindi di... non saprei trovare un termine per etichettarlo, probabilmente Axo. Se parliamo di cose fan made, probabilmente in questo momento è da Drake con i design, con i design dei Pokémon, piuttosto che ai tempi, per a livello di questioni fan made, ci fu Idol, ovviamente. Però ok, cioè se vai nelle sottocategorie e prendi ogni youtuber principe della sua sottocategoria, e possiamo dire che in un certo senso è un pilastro. Però se mi devi dire ti direi quasi i fondatori, le colonne proprio portanti, che è un sinonimo di pilastri, sono quei quattro lì. Grazie a Lenori per il 23esimo mese, e grazie a Tommy per il Prime. Cosa stiamo bestemmiando? Ma il giusto, ragazzi. Stai bestemmiando più voi che io, sappiatelo. Chissà quando esce Z, no? Non mi sembra almeno che si sappia, no? Non c'è neanche un riferimento. O c'è 2025 come riferimento? C'è il riferimento 2025? Boh, 2025. Cioè, alla fine è quello. Poi è pieno di youtuber della community Pokémon italiana, ma è molto bella. Anche a livello proprio di qualità del contenuto. Non esiste Saidonia fuori dall'Italia. Non c'è un alter ego di Saidonia. Proprio inesistente. Non c'è neanche nulla che si avvicina, sai? Cioè, nel senso... io ho le mie caratteristiche, però uno potrebbe dire che mi avvicino comunque parecchio, soprattutto lato streaming, a Pichal, ed è evidente, non faccio nulla per nasconderlo. Un Saidonia non esiste all'estero, non c'è uno youtuber di Pokémon, ti dico. Non c'è uno youtuber di Pokémon che si avvicina, che tratta Pokémon come lo fa lui. Così come vi direi che attualmente non c'è all'estero nessuno, o almeno io non l'ho trovato, che sia in grado di fare quello che fa Poketonks come lo fa Poketonks. Cioè, nel senso, ai miei tempi, questa è una roba un po' boomer da dire, però ai miei tempi i Poketonks dell'estero erano... Giro Volsi, Munching Orange, Tyranitar Tube. Ad oggi sono tutti bolliti. Cioè non esistono. Non esistono. Non sono sopravvissuti al cambiamento. Tonks sì. Fede ha creato un impero. Sì, beh, Fede è uscito da Pokémon. Ti direi che non c'è nemmeno un Federic all'estero. Cioè, ci sono delle figure che più o meno vagamente ci si avvicinano, ma molto vagamente.
ti direi troppo vagamente per considerarli assimilabili. Lo stato attuale Federic non è assimilabile neanche lontanamente a Logan Paul, per dirne uno. Se non altro per un discorso di attaccamento al brand, che da una parte è fortissimo e dall'altra non è pressoché inesistente. C'è qualcuno che fa spacchettamenti, sì. Però ti direi non come Fede. Tipo Unlisted Leaf, cioè. Ecco, bravo, lui è uno. Lui è uno che si avvicina, ti direi. Lui è uno che si avvicina, ma però molto alla lontana, secondo me, da quello che vedo io, eh. Molto alla lontana. Cioè, la verità, raga, è che in Italia noi abbiamo... Voi potete giovare, secondo me, di una delle community, forse la community, per rapporto, numero di persone e qualità dei contenuti, probabilmente forse la migliore al mondo. La sparo? Forse la migliore al mondo. Non conosco abbastanza quella spagnola, in realtà, per poterlo dire. Però la sparo, la qualità dei contenuti che vi proponiamo, ci metto dentro più o meno tutti che vi proponiamo qui. No, intendo in Pokémon, certo, intendo in Pokémon. Quello che vi proponiamo qui è di altissimo livello e generalmente anche con molti meno soldi, cioè nel senso. Solo a quella americana. Sì, anche se in America c'è tanta palta, ragazzi, eh? Cioè, qui ce n'è meno di palta. Qui anche gli youtuber piccoli cioè, sono bravi. Sono bravi, possono piacere o non piacere, ma sono bravi in genere. Cioè, i Quote, gli Adamello, Tia anche con il suo canale Pokémon. Cioè, gli youtuber piccoli in Italia, il cui budget per realizzare video è zero, perché è zero, è qualità. Cioè, è gente che ne sa. Quindi, secondo me, per rapporto, numero di persone e qualità, l'Italia è proprio una bella isola, vi direi. Siamo molto originali, alcuni addirittura, cioè nel senso, Saidonia più di altri, in questo senso, però attualmente ti direi che in Italia, pensando, però in Italia non esiste... Non esistono i cloni americani. Ci sono ovviamente delle ispirazioni, è evidente, ho fatto il mio esempio. È evidente che io mi ispiro alla sezione Nuzlocke, abbastanza palese. Però poi dopo, cioè, ad esempio, io vi direi che il mio content, specie lato video, è una fusione di quella vibe lì, quindi di quel content lì, anche della Nuzlocke, dell'hardcore gameplay, con un tipo di impostazione video che è passato ad esempio attraverso a Saidonia, perché io nel mentre che creavo questo canale lo seguivo e quindi è stata una fonte di ispirazione importantissima per sviluppare la complessità del content. Adesso magari è anche un po' diverso sul piano dell'editing, quello che vuoi, però lui è stato un faro e quindi è passato attraverso quell'influenza lì, è passato attraverso l'influenza di un sacco di altri canali, e quindi adesso il modo che ho io di raccontare le challenge Pokémon è assolutamente originale. Cioè, non esiste quel modo di raccontare Pokémon fuori da me. Non vuol dire che sia il miglior modo per farlo, ognuno può pensare come vuole.
esiste qualcuno ci si avvicina in alcune esternazioni. Pokémon Challenges ogni tanto adesso fa qualcosa di simile anche lui, di un po' più profondo. Però come lo faccio io non c'era prima di me. Ma questo è dovuto al fatto che sono passato per tante influenze, tra cui anche quella della community italiana, quella nello specifico di Sidonia, insomma. Cioè questa è la... Il format di come racconto, il format dei miei riassunti nasce dal format americano, quindi dal... A schermo c'è il gameplay e io ci parlo sopra senza webcam con un tono monotono, quindi proprio classico content da secondo schermo. È una fusione di quella roba lì e dell'influenza di Sidonia. Cioè, probabilmente fuori dal contesto italiano, e non ne faccio un pregio mio, ne faccio un pregio del contesto italiano, fuori dal contesto italiano qualcosa come il mio canale sarebbe stato difficilissimo da realizzare in termini di cosa ti propongo. Perché in nessun luogo all'estero avrei potuto trovare una figura come Sidonia che ha messo in campo un modo di parlare di Pokémon diverso da come eravamo abituati e diverso soprattutto nell'evolversi da cosa si faceva all'estero. Tutto questo per dire che apprezzateli i content creator italiani. Sono molto 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 di alto livello. Quasi tutti. Chi magari si deve sviluppare un po' di più, chi magari è un po' più sgamato a livello di lavoro, però a livello di qualità viaggiamo veramente su vette alte. Ah, per dire, i mondiali castati di VGC in Italia, cioè quella roba lì all'estero non esiste, ragazzi. Cioè non esiste quello che ha fatto, non esiste concettualmente, perché è una follia, ma non esiste quello che ha creato Sidonia con i casting dei mondiali. E infatti abbiamo appena vinto un mondiale di VGC, chiediti perché. O almeno io non l'ho visto. Una roba del genere. Oh sì. Con quella qualità sì. Lì. Oh sì. Poi io, per carità, io vi parlo senza... per dire, vi parlo senza conoscere la community giapponese, senza conoscere la community cinese, per dire, anche loro sono pieni. Ma esatto, Ale, Poli è un altro esempio. Cioè, anche quello che ha fatto Poli in Italia. Cioè, non esiste quella roba lì, ragazzi, eh. La Kaizo Iron Man all'estero non esiste più, non se la ricorda nessuno. Per dire. Poli però non ha un background di Pokémon, quindi ne faccio un discorso a parte, capito? Ne faccio un discorso che lui è molto bravo. Però anche magari entrando per una porta di servizio, diciamola così... diciamola così, ha fatto un gran beneficio a Pokémon in Italia a suo modo. Che, ripeto, poi lì Kaizo Iron ti piace, non ti piace, è il cazzo che vuoi, non è quello il punto, non ne fai un punto di gusto, fai un punto di obiettività, guardi le cose e dici ah minchia, quindi nel periodo peggiore di Pokémon, nel periodo peggiore della storia di Pokémon, perché questo che stiamo vivendo, ragazzi, è il periodo peggiore della storia di Pokémon, perché non ci sono giochi all'orizzonte e l'ultimo è stato un gabinetto vivente. Si è riuscito a tenere incollato agli schermi di un gameplay Pokémon di Rosso Fuoco, vi parlo dell'inizio, non so quanti minchia di spettatori al giorno, alla settimana facesse la pill, le prime pill, ma erano numeri improponibili. Ho capito. Bravo.
periodo peggiore di Pokémon. Pensa se lo faceva quando Pokémon aveva anche senso seguirlo in generale. Se uscisse un nuovo Pokémon Mystery Dungeon sarei molto contento, ma secondo me Pokémon Mystery Dungeon è morto. Non so quante volte io l'ho detto in questo stream, ma sommati probabilmente 10k. Tu non hai idea, cane panino, saranno stati almeno il triplo. Streamava, se ne faceva 10k forse solo il Masseo. Forse. Ricordo che tipo 2-3 anni fa le Pokémon Challenge sono nettamente esplose su YouTube. E chissà grazie a chi, eh? Oibò, chissà chi è stato. Non riesco proprio a... Non riesco proprio a capire chi potrebbe mai aver fatto esplodere il trend delle Challenge Pokémon in Italia. Mi viene proprio in mente il nome. E dai, diamoceli dei meriti. Detto questo, io mi auguro che tornando su Mystery Dungeon, io spero che escano i Mystery Dungeon, io sono un grande fan di Mystery Dungeon. Vorrei vedere un nuovo Mystery Dungeon, però raga, secondo me gli spin-off saranno sempre più su mobile e sempre meno su console. Il mio video più visualizzato? Shedinja. Pokémon Platino con solo Shedinja. Penso che abbia tra le 600 e le 700.000 visual attualmente. Oddish. Che cazzo vi devo dire? Che Oddish è qua da qualche parte. Farei mai tier voltando l'estetica? Potrei farle, però la verità è che a me proprio dell'estetica dei Pokémon mi frega il giusto. Cioè, potrei farla per fare una tier list podcast. Capito? Però a me proprio l'estetica dei Pokémon non è un argomento che mi intriga. Ecco, mettiamola così. Mi piace di più parlare dei concept, delle idee, anche banalmente della forza. Quindi, sì, lo faccio se voglio magari droppare un content leggero. Però non è una roba che mi gaserebbe particolarmente. Ecco, devi chiudere la spalla. Inaccettabile. 666.000 visual. Oh, perfetto. Eccoci qua. Puntualmente. Il bello dei video challenge è che nel corso degli anni farmano. Anche se magari non partono benissimo. Tipo il video della Trashlock adesso è già quasi a 100k visual. Credo che sia sulle 90. Che in questo periodo sono numeri per cui firmerei ogni giorno, preciso. In questo momento storico io firmerei per dirvi che Slacko, il video della Trashlock è uscito... Oh sì! Vi direi 2-3 mesi fa. E adesso a 90k quello che ha. Se mi dite che Slakoth fa la stessa roba, magari non firmo perché c'è di mezzo comunque un periodo un po' più pieno. Però alle stesse condizioni firmerei. Grazie Riccardo per il Prime. Come sto? Bene. Abbastanza chillato. Oggi mi sono svegliato anche presto. Presto vuol dire alle 10 di mattina, chat. Però, a mia discolpa, se stacco la streaming all'una, non posso di certo svegliarmi alle 8. Grazie Riccardolm per il... Ah no, ma Riccardolm, ma sei tu, ma porco Dio, ma non so leggere le cose. Oh, sì. Grazie Zamuzimbo per il 18° mese, tu sì. Top 3 Pokémon preferiti?
Yamask, Meganium. Potrebbe, in questo momento potrebbe essere Cramorant. A me sta troppo simpatico quell'idiota. Però c'è Ninetales, che è il mio Pokémon preferito storico, che è stato un po' sorpassato da Yamask. Sì, dai, vi dico loro tre: Yamask, Meganium, Ninetales. Loro sono i miei tre broschi. Cosa muore per Meganium? Cosa è dovuto? C'è un video sul canale. Long story short è che semplicemente lo adoro esteticamente, mi piace moltissimo, lo trovo estremamente, estremamente dolce, e però l'ho capito dopo tanto tempo che mi piaceva, e l'ho capito dopo tanto tempo che era il mio preferito di Yoto, e poi dopo è diventato il mio preferito in assoluto. E sono le vibe di Meganium, non solo l'estetica, anche le vibe. E quindi poi mi ci sono affezionato moltissimo. Ormai Cramorant, perché è stupido in culo, a me fa impazzire i Pokémon stupidi. Cramorant, io lo dico sempre, se fosse uscito in prima generazione lo usannererebbero tutti, invece è uscito in ottava generazione, non si merita un cazzo. Letteralmente la gente fangirl a Psyduck e Cramorant, che ha letteralmente le stesse vibes, lo odia. Perché? Perché sono nostalgici. Se Cramorant fosse uscito in prima generazione sarebbe amato da tutta la community. Invece è uscito in ottavo e quindi non hanno idea. Ma tieni un altro Pokémon in bocca! Ma che idea è? È stupido! Tieni un Pokémon in bocca, fa schifo! Letteralmente Slowbro. Letteralmente Kangask. Cramorant fa troppo ridere, ragazzi. Cioè, è un Pokémon troppo divertente. Secondo me Cramorant vince il premio Pokémon più divertente del brand. Frate, è un uccello stralunato che sputa Pokémon. Ma che cazzo è? Fantastico. Design iper pulito. Però poi ha un occhio verde. Perché? Perché sì. Perché comunque il design pulito sì, ma poi bisogna anche aggiungere quella stupidità. Letteralmente, per me, il Pokémon che più si avvicina a Cramorant, per me, è Psyduck. Eppure Psyduck è un Pokémon stupido, Psyduck è un Pokémon fantastico, chiariamoci. Psyduck è un Pokémon stupido in culo. È una papera che ha il mal di testa, ma che idea è? Fantastica. È un'idea troppo idiota per non essere bella. Altri Pokémon che se fossero usciti prima sarebbero stramati. Bella domanda. Perché devo pensare a Pokémon che magari non sono molto amati, ma se fossero usciti in prima gen ci sarebbero piaciuti. Però non posso dirvi tipo Dragapult, perché Dragapult piace a tutti. Applin, tipo, sì, Applin. Applin, Flapple, fosse uscito in prima generazione, nessuno avrebbe nulla da dire. Nessuno avrebbe nulla da dire se fosse uscito in prima generazione. Invece adesso sono se lo chiedi, nessuno ti dice che sono belli, ti dicono sì, boh. Cioè, nessuno di chi ha giocato i primi giochi, no?
No, Braxis è semplicemente brutto, raga. C'è poco da fare. Fossili di ottava. I fossili di ottava, però... Cioè, i fossili di ottava sono proprio particolari, raga. Cioè, proprio a me fanno impazzire, però... A me fanno impazzire perché sono una follia lucida. Però obiettivamente... Non saprei. Quanto ci metti mediamente per una run shiny, log? Non ne ho idea, lol. No, invece non sono d'accordo, Samusol. I fossili di ottava generazione sono concettualmente stupendi ed esteticamente coerenti. Perché il concept è letteralmente quello. E il concept ti porta a fare un design stupido e ridicolo. Però lo è tanto, lo è molto, è molto estremizzato e quindi... Cioè non è come Cramorant che riesce a essere ironico in maniera tutto sommato semplice. Loro sono proprio teatro dell'assurdo, ma è normale che siano così, sono dei Pokémon assurdi, generati in maniera assurda, non sono simpatici. Cioè, possono anche farti simpatia, però il loro scopo non è farti ridere, il loro scopo è essere... Un misto di disturbante e sarcastico. E quindi poi il design è giusto che ti trasmetta quello. Anche un po' sono anche ironici, cioè tipo Arctosolt è super ironico, il draghetto che ha freddo. Secondo me in realtà il design di quei Pokémon è giusto, è così che devono essere, però è molto estremo e quindi non è facile digerirli. Io li ho digeriti e li ho anche cagati, sono stupendi. Settima generazione, quali erano i fossili? Non esistono i fossili di settimo. Grazie Tarik per il 14esimo mese. Oggi si trova prima che scadza età. Visto passo, sì. Sembra che Zeta stia latitando più di questo Oddish. Grazie Lord Tiff per il decimo mese, benvenuto. Forza Intercore, ma vaffanculo. Se vuoi partire un hype train, sta per partire un hype train, cazzo. Assolutamente sì. Alle 23:21, Pokémon fossile più bello, il maestro? No, Arnaldo non è il più bello, raga, dai. Siamo seri. Ma guarda, la pick ultra normi sarebbe Aerodactyl, probabilmente. Rampardus è oggettivamente brutto, secondo me. Arceops è molto bello. A me piace moltissimo Amaura, ma un po' meno Aurorus. Però quello è figo. La nona gen non ha fossili, vero? No, Tyrantrum non mi fa impazzire, raga. Dico la verità. Probabilmente vi collo Aerodactyl, è un po' enorme. Aerodactyl, Archeops e forse Aurorus sono i miei preferiti. E poi ti direi che ci sta Armando. E Kabutops è anche molto carino, anche Kabutops, sì. No, a me i fossili di quarta non piacciono, raga. Né Bestiodon né Kranidos. Slash Rampardos. A me piace abbastanza Aurorus, vi dico la verità. Però a me forse di Aurorus non mi fa impazzire l'artwork di Ken Sugimori. Quindi magari lo downgrade un po' per quello. A livello puro estetico, se devo valutarvi qual è il Pokémon fossile che io amo di più a livello soggettivo per tante ragioni, non ho dubbi, è Dracovish. Cioè, Dracovish è il Pokémon fossile che amo di più perché a me il concept fa piegare. E mi ha carriato le prime season del competitivo di Spada e Scudo. E io adoro troppo quel Pokémon lì. Però a livello estetico è un design sacrificato al concept. È giusto che sia così, è normale che sia così. Però di bellezza no, evidentemente.
Ma il mio fossile preferito è Dracovish. Cioè, su una tier list dei fossili, per quanto mi piace quel Pokémon, per me è assolutamente una TRS. Probabilmente insieme agli altri fossili di ottava gen sono comunque incredibili. Io ho i concept di ottava gen e a volte anche i design mi fanno volare. Cioè, per questo vi dico che a livello di Pokédex, Pokédex di ottava è uno di quelli che mi è piaciuto di più, probabilmente quello che mi è piaciuto di più. Ho pochissimi Pokémon di ottava generazione che non mi piacciono. Veramente pochi, pochi, pochi. Cioè, forse Clobopolus, oggettivamente in nulla. Alcrimi, non mi piace. Tutti gli altri per me sono belli. Colossal è un po' deludente, sì. Charcoal in compenso è un Pokémon fantastico, però. Gli starter. Vabbè, no, Cinderace è un aborto, avete ragione. Cinderace era capricciante. Cinderace, io Cinderace non lo digerisco. È probabilmente lo starter più brutto che abbiano mai fatto per me. Copperajà è uno dei più bruttini. Grimmsnarl figo. Falinx fighissimo. Atterin fighissimo. Tival all'inizio gli davo la merda. Poi è iniziato a piacermi un po' di più. Rillaboom ci sta. Inteleon molto bello, ma non in game. Gli artwork di Inteleon sono molto più belli di Inteleon in game, purtroppo. Boltan non sa di nulla. Invece a me Boltan piace moltissimo. Samusol. Boltan a me piace moltissimo. È l'evoluzione perfetta di Yamper. Per me è perfetto. Secondo me invece Boltan è proprio un design riuscitissimo. Cioè è slanciato, ma coccoloso al tempo stesso. Invece per me è proprio figo. Lui è proprio figo invece, secondo me. Ice Cube, quello che sì, che è un aborto. Però è simpatico Ice Cube. Cioè è simpatico. Ice Cube è simpatico. È quello. Cioè il Pokémon, quel Pokémon è fatto per essere simpatico, per essere scemo. Ed è giusto che sia scemo. Calyrex è uno dei Pokémon più caratterizzati del brand. Calyrex è fantastico. Dreadnought ci sta. Obstagoon, Orbeetle, bellissimo Pokémon. Voulu, uno dei, diciamo fra virgolette, HM Slave più belli. Poi dopo la sua evoluzione oggettivamente brutta. Ma Voulu è fighissimo. Cramorant ve ne ho già parlato. Stonejourner bello, anche se non particolarmente ispirato, ma ci sta. Dragapult ne ho già parlato. I Regi ci stanno. Non sono un super fan, però ci stanno, anche perché a me in generale i leggendari non piacciono. Eternatus concettualmente abbastanza assassino, però ci sta per il Pokémon che doveva essere. Corviknight, bellissimo uccello dei primi percorsi. Zacian e Zamazenta ci stanno, non super fan di loro, però ok. Ecco, Chewtle è un Pokémon oggettivamente inguardabile, però si evolve in un Pokémon figo, quindi glielo perdono. Chewtle è abbastanza inguardabile. Pensando ad altri Pokémon di quel gioco, beh, tutti gli Spettro e Sinistee. Copperajà è oggettivamente una merda. Siamo d'accordo. Bruttino. Runerigus è fichissimo. Le forme Galar in generale sono proprio belle, ragazzi. Le forme Galar sono tutte bellissime. Secondo me anche Darmanitan è figo. Linoon, Obstagoon, cioè sono fighi. Silicobra e Sandaconda sono dei Pokémon belli. Ecco, Mr. Rhyme forse è la forma Galar meno bella, un po' più esagerata.
Però anche lì non sono io che non la colgo, perché non me ne frega un cazzo di quello che fa. Ponyta, ci sta la forma Galar di Ponyta. Preferisco Ponyta normale, però ci sta secondo me. Ma Eldegoss, ragazzi, è un Pokémon stupendo. Wizzing di Galar forma, come forma è fantastica. Slowbro, Slowking di Galar sono peggio. Sì, però ci stanno. Snom e Frosmoth sono fighi. Poi ci sono tipo i Pokémon fuffa, tipo Pinkurchin, che ok, immagino vada bene Pinkurchin, d'accordo. Utile per mettere il campo elettrico nelle season di VGC in cui non c'è Tapu Koko, I guess, però... O Miraidon a questo punto. Morpeko, Pokémon stupendo, Indeedee, Indeedee è un Audino, ok, ci sta un po'... abbandonato a se stesso. Morpeko, fighissimo. Ma poi i personaggi di Spada e Scudo, cioè nel senso... Vabbè, Toxtricity non l'ho nominato. Toxtricity tanta roba. Bello, tamarro, potente. Ci sta. Dai, io sono un grande fan di quei Pokémon lì. Come percepito le forme regionali? Non me lo ricordo. All'epoca era una novità, quindi immagino come una novità. Centiscorch molto bello. Sai che è bello Centiscorch, però overrated. Non mi fa proprio impazzire. Bellino, però overrated. Mi sa un po' di... troppo poco, quasi come forma di mezzo, come se gli mancasse una Evo. Un po' lasciato a metà. C'ha una Gigamax bruttina, secondo me. Perché c'è la Grimmsnarl? No, non regge questo discorso qua. Grimmsnarl non è un Pokémon incompleto perché ha la Gigamax. Miglior shiny di ottava gen? Non ne ho idea. Non conosco gli shiny. Non conosco, non so di che colore siano i Pokémon shiny, ragazzi. Forme galla di Uccelli e Jay sono a mina. Sì, sono carini. Tier list Gigamax. Magari arrivano con l'ottava, con la tier list di ottava gen, che ne dici? Mentre invece, visto che è stata citata, tipo il mio il Pokédex che meno mi piace è quello della settima gen. Non riesco proprio a digerire moltissimi i suoi Pokémon, e ce ne sono pochissimi che davvero mi piacciono. E benché Ultra Sol e Ultra Luna siano dei miei giochi Pokémon preferiti, però lì è pieno di Pokémon che per me sono veramente un po' palta. Cioè tipo Crabominable. Per dirne uno, Durantis, Beware, Gumshoes, Bruxish. C'è qualcosa di simpatico? C'è proprio un figo, c'è un Golisopod, Araquanid. Gli coleotteri di Alola sono eccezionali. C'è qualche concept simpatico tipo Palossand, però il Pokémon è un po' meh, un po'... Il concept di Palossand è molto figo, però è anche fermolino, non so come dire. Sì, è un castello di sabbia posseduto, ok, tieni, ok, va bene. Altra roba che a me proprio non mi fa impazzire, tipo Oranguru... Kumala, Kumala è carina la meccanica... Però boh. Mazdel è un Pokémon che non mi fa impazzire. Gli Oricorio carini. Como mi fa proprio cacare. Como mi fa ben vomitare. Mi piacciono i coleotteri di Alola. Cioè, sono tutti belli, secondo me. Vikavolt, Ribombi. Golisopod, Araquanid.
Tutti belli con le otteri. Affanculo, Dratini, sparati. Comò è il mio semileggendario preferito. Minchia, a me fa proprio schifo invece. Penso che sia il mio, penso che sia il semileggendario più brutto secondo me invece. Sì, sì, nettamente. Anche nettamente. Anche nettamente. Cioè, Dragonite è sopra. Kingdra. Scusatemi, Tyranitar è sopra. Salamence è sopra. Garchomp è sopra. Hydreigon è sopra. Gudra è il più bello. Commo, merda. Dragapult, fico. Sì, Baxcalibur non mi piace molto. Però mi piace più di Commo. È comunque penultimo. Mi piace più di Commo. A me Commo non piace proprio. Ma dal day one, da quando l'hanno annunciato. Mi ricordo che ho sempre disprezzato abbastanza. Mentre invece sono un patito di Gudra. Cioè a me quel Pokémon lì piace proprio. Ecco, Decidueye è forse il mio secondo starter preferito, sì. Dopo Meganium. Quindi la Sole e Luna c'ha anche questo bel pregio. Decidueye è uno starter incredibile. Per contro, Incineroar è uno dei più brutti. E Primarina è molto mid. Quasi tendente al brutto, secondo me. Per commentare mi devo degli starter di settima gen. Torracat è ok, Brion è stupendo e Dartrix è inguardabile. Brion è uno dei, è la mia, Brion è la mia mid evo degli starter preferita, bellissima. Ma lì sono di parte perché a me piace come animale la foca. Cioè ecco, lì c'ho un problema io. Brion lo trovo bellissimo. Poi è una merda però. Cioè, poi Primarina è brutta, secondo me. Cioè, non piace proprio. Ma mai quanto Incineroar, ma soprattutto mai quanto Cinderace. Cioè, Cinderace non riesco proprio a concepire come faccia a piacere. Io lo trovo orripilante. Rabut è abominevole. Ma no, è il contrario. Invece Rabut, secondo me, era una bella mid evo. Era simpatico. Ci stava Rabut. E poi che diventa una merda. Come ci sta Drizzile, secondo me. Ah, cazzo, non sta andando uno dei due. Inteleon è nerfato dallo sprite in game, ma gli artwork sono belli. Di Cinderace fa cagare ogni cosa, ogni molecola di Cinderace esteticamente è impresentabile. Drizzile no, è letteralmente letteralismo emo zio per. A me piace Drizzile. Lo trovo simpatico. Crocolor pure brutto in culo. Crocolor è brutto, sì. In compenso Scaledir è molto bello. In generale lo dico per la 50ª volta durante questa Shiny Lock, ma una certa gli argomenti finiscono. Sono gli starter di nona gen sono il trio migliore, ti direi, dai tempi di... Ai tempi di... Della quarta gen. Anche se a me Infernape non è che mi racconti chissà cosa. Oh sì! Oh sì! Oh sì! Michael Taskin ha rinnovato l'abbonamento per 2 mesi. Ciao Creepy, grande come sempre.
dei Paradox che ne pensi? Ci stanno, non mi dispiacciono, sono carini. Qualcosa ti racconto qualcosa, qualcosa è stupendo. C'è il problema che in game si muove troppo ed è un po' epilettico, obiettivamente. Un po' come Steelix in quinta gen. Però è figo in realtà. Se guardi il design è figo. Perché tutti odiano Chesnaf? Fa oggettivamente un po' schifo. non mi piace molto Chesnaf. Porco di Oddish però. Se me la stai facendo penare. Inferno è brutto. A me non piace. No, brutto no, non è brutto. È una TRB. A livello estetico. Ma quanti trattini sto prendendo oggi, porco dio? So pieno zappo. Volcarona Past e Future ti piacciono? Sì, direi di sì. Forse non più di Volcarona, però ci stanno. Grazie a Leo per il ripetitivo meta. Sulle Paradox ho da dire che quelle passato sono meglio di quelle futuro, se non altro perché quelle futuro sono letteralmente ferro! E invece quelle del passato sono un attimino più elaborate. Però esteticamente ci stanno, cioè sono qua tutte dei bei design, non ne trovo uno brutto. Però quelle del passato sono obiettivamente più ispirate, quelle del futuro sono fallo robot, ok. Tranne Iron Valiant, gli passo un plus perché ha fuso i due Pokémon. Però in generale sì, l'ispirazione di quelli è un po'... Man. Ti piace anche Raikou? No, lui proprio no. Raikou col collo lungo, obiettivamente un po' too much per quanto mi riguarda. Grazie Nick Meister per il 21esimo mese, benvenuto. Grazie mille, apprezzo. Partito anche Live Train, signori. È il momento di regalare abbonati per arrivare a 850 e darmi un quinto shiny. Tanto la situazione è assolutamente sotto controllo. Porco due. Ma non mi spiace Raikou Paradox. Ci sta, so che molti piacciono. So che tipo, non so perché, lo so che dobbiamo fare uno short, ma so che a Da Drake piace. Quindi chi meglio di lui potrebbe giudicare? A me obiettivamente non mi scandalizza. Però forse un po' too much per me. Mentre invece non mi dispiacciono le altre due. Acque crespe e in te. Grazie, faccio cose per la sub regalata Junk. E Live Train parte. Ciuf ciuf persino. A Da Drake piace tirare dal futuro. Non è brutto, ci sta. Ci sta, non mi sembra d'agonia. Non è un Pokémon che risalta particolarmente nella mia testa, ma di certo non è brutto. Spacci di Paradox sono sceni, ma mi piacciono. Sempre esteticamente. Pare su Dracovish, non ne parlavo prima. Io adoro quei Pokémon, però sono per pochi. Cioè, ecco, per pochi adesso sembra che l'ho messa. Adesso sembra che l'ho messa sul piano elitista. Quindi domani mi diranno che me la tiro. Però è obiettivamente un Pokémon che o sposi la sua filosofia, o sposi la sua idea, oppure proprio no. Non è cosa. Peggior leggendario? Se dici leggendario di copertina, ho risposto alla scorsa live. Sul Galio a me non piace. Overall, probabilmente... forse tipo... VCN o qualcosa del genere, immagino.
O tipo, boh, sì, le prevo. Vabbè, ma le prevo di Solgaleo non le considererai, onestamente. Che da dire contro Lucien? Non mi fa proprio impazzire, onestamente. E tutti gli altri mi piacciono, eh. Lui, tutte le disgrazie o le disperati, come che si chiamano? Disgrazie, mi sembra. Io ad esempio adoro Tinglu, per me Tinglu è fantastico come Pokémon. A me fa morire l'idea di un alce le cui corna sono in realtà un vaso, è malato. Fighissimo. Shenpao mi fa sorridere. Chiyu è un pesce. Wuchien. No, però non è più brutto, Solgaleo mi sta più sul cazzo. Ah, beh, scusatemi, ma dai, no, sì, ci sono Landorus, Tornadus e Dioporcarus. Dai, ma no, ma sono loro i peggiori. Fanno oggettivamente cacare, raga, cioè, veramente brutti. Belli da giocare, eh? Però, dio merda, che schifo. Insieme ai Namorus, sì, no, quelli proprio sono brutti, cioè... Ci sta il concept, ok, va bene, i totem, quello che volevi fare è chiaro, però figa, male male. Male male, cioè, oggettivamente quelli non sono riuscito a digerirli. Ma i tapu sono tutti fighi, ragazzi, che cazzo dite, siete stupidi? I tapu sono fantastici. I tapu sono bellissimi. Forse giusto Tapu Bulu. Non è incredibile. Pensando ad altri leggendari. Beh, allora, i regi si salvano per concept. Il Braille dei golem, di quell'elemento lì, quello che vuoi. Ci ho detto, Regice è un abominio. Ma anche Regi Gigas, ti direi che Urshifu fa cagare. Cagare no. Però non sembra avere il mood da leggendario, ti direi quasi. Grazie, faccio cose per il 100 bit. Ti direi che forse è più quello il problema. I Beniamici. Ah, beh, minchia, loro sono leggendari. Beh, no, loro sono i più brutti. Loro sono le... Neanche Fezzantipit in realtà è molto bello. Ma... Okidori e Munchidori sono letteralmente cancerogeni. Quindi sì, ok, per me vincono loro forse il premio leggendario peggiore. In compenso Fezzantipit è carino. Pichurant torrido. E invece Pichurant è bello. Ok, Pod, che ne pensi? Fantastico. Io ho apprezzato il primo DLC di Scarlatto Violetto. Non era facile, ma l'ho apprezzato principalmente grazie a Ogerpon. Pichurant, in realtà è carino, ci sta. Bellissimo anche Terapagos. No. Che sbadiglio è? Merda, inizio ad essere stanco. Occhio di oggi è un gatto sovrappeso, come fa a essere brutto? Ma i precedenti in Pokémon non è che hanno reso molto onore ai gatti sovrappeso, eh? Vero Paraglim? Probabilmente non sanno fare i design dei Pokémon chunky, dei gattini, dei chubby mici. Anche se Paragly come concept deve essere brutto, quindi effettivamente. Forse non ci hanno mai tenuto a fare un micino simpatico e dolce, ora che ci penso. Ho mai fatto un Pokémon micio carino? Sprigatito. Easy. Prossimo argomento.
Sylveon. Beh, il bro non sa cos'è un gatto, eh? Schitti. Ho detto carino, non cieco. Mew. Mew è un gatto. Perché va avanti contando 12 alla volta? Secondo me se ci ragioni un attimo guardando la stream ci arrivi. Furgone Leopard. Non mi sembrano carini come gatti. Mi sembrano più dei gatti. Dei gatti un po' perfidi slash furbi. Forse non ci siamo capiti su cosa intendo per carini. Per carini intendo dire i gatti generati dall'intelligenza artificiale con le storie che fanno miau 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 miau. Miau 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 miau. Quello intendo come gatto carino. Oltre al fatto che l'Hypard è letteralmente un leopardo. Questo per me è un gatto carino. È diverso essere un gatto bello. Il gatto carino è fatto con la IA, sempre. Non ci mettere anche tu. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Dai, possibile. La storia del micio che del micio pompiere che entra nell'edificio col fuoco per tirare fuori qualcuno e poi esce, è ferito e c'è la famiglia, tutto generato con l'intelligenza artificiale. C'è la famiglia che dice no, è morto, ma poi dopo in realtà va all'ospedale e si riprende. Oppure ancora la storia del micio generato con l'intelligenza artificiale che vuole regalare del cibo, vuole andare a prendere il cibo al McDonald's per il figlio che si è rotto la gamba, anche lui ovviamente è un gatto. Miau miau. E tutto con la porco dio di Billie Eilish cantata da un gatto. Dove sono le mie macchine volanti? Perché siamo arrivati a questi? I contenuti vedi? Ho salvato! Non era ancora successo! Ho salvato il gioco! Non era ancora successo! Incredibile! 2 ore! No. Sì, no, è giusto. Ok. Sono durato 2 ore senza salvare. Fa ridere chat perché praticamente... Vabbè, non ve lo spiego, non ti resta. Allora, vai. Comeback del personaggio maschile che mi sembra... Questa cosa che stavo dicendo non dovrei dirla. Vai. Bam! Distrutto. Vestiti. E ora scendi le scale. Ignora tua madre. Ignora i tuoi amici. Non andare a sbattere, magari. Sarebbe un buon inizio. Salva il videogame. Vai, partiamo. Miau 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 miau. Gattini con l'intelligenza artificiale, ragazzi. È questo quello che il governo fa per noi. Starter di Sui, cosa ne pensi? Bro, sono gli starter normali. Di intendi le forme. Samurott è carino, Decidueye man. L'altro me lo sono persino dimenticato. Typhlosion. Fatto. Non mi fanno impazzire. Non so se si è capito. Non so se si è capito che non mi fanno impazzire. Gudra Isui è normale. Normale. Quello Isui è ok. Però normale. Lechonk è la cosa più carina mai creata. Quel Pokémon è una merda. Schifo al cazzo. L'ho odiato dal day one. Scusate. A me Lechonk ha fatto vomitare come si deve. Non è vero, sto esagerando. Però non mi piace proprio. Sto neanche a parlarvi della sua evoluzione, ovviamente. Ma a me Lechonk non è mai piaciuto.
In compenso adoro Smoliv. Adoro Smoliv. Adoro Doliv. Arboliva. Non lo so. Cioè, è ok, immagino, però non mi fa impazzire. Che se mi stanno a farmi male le orecchie da quanto ho le cuffie addosso. È tutto il giorno che ho le cuffie, ragazzi. Tra editing di Slakoth, sta live qua. Porco due, sta andando tutto a troia. Dai, Oddish, però, Cristo. Non è possibile. Guardando la mia live, mi castighi, mio Dio. No, tranquillo, il nano, puoi andare. Perché lo hai chiesto. Cesar, lo ami o lo odi? Né uno né l'altro. È il mio starter preferito di prima gen. Cioè, nel senso, mi piace obiettivamente più degli altri. Però nella mia classifica degli starter non sta in top 5. Forse neanche in top 10. No, forse in top 10 ci arriva, dai. Dovrei pensarci, non ci voglio. Però né lo amo né lo odio. Mi è abbastanza indifferente. Meganium in top 1, Meganium in top 1. Desidueye in top 2, Torterra probabilmente in top 3, Empoleon probabilmente in top 4. Qualcuno di nona gen, lo Skeledirge piace molto. Delphox non mi dispiace. Typhlosion non mi dispiace. Swampert non mi dispiace. Greninja non mi dispiace. Poi forse Charizard. Quindi sì, sta attorno alla mia decima posizione nella mia classifica degli start. Sta a metà classifica. Le carte ti frega qualcosa? Zero. Non è vero, non mi frega zero. Da piccolo le collezionavo come tutti. Ma non sono... Io tutto ciò che ha a che fare con il collezionismo... Il collezionismo non fa per me. È quello che rispondo sempre. Quindi in realtà non è vero che mi frega zero, però non sono un cultore. Non le compro, non le voglio avere perché non me ne farei nulla. Non mi darebbero nulla. Mi interessano gli artwork. Quando vedo degli artwork di carte dico figo questo artwork di carta. Ma finisce lì. Ti auguro di finire in un'insalatona, porco due. Sentai che ne pensa, avvocato? Ci sta. Da piccolo lo preferivo. Andando avanti mi sono un po' disaffezionato. Però sì, anche lui forse lo metterei comunque sopra Zard. Forse è anche una questione d'affetto per Desidua. Ehi, per Sceptile. Nome della canzone. Heart in hand. Cuore in mano. Sempre di Wellmess. Oh. Sapete che mi sa che stacco a 4008 in realtà, raga, sono un po' stanco. E considerato che voglio ancora editare un po', e considerato che tanto qua non si trova un cazzo, e considerato che mi prude un po' la gola, forse vi droppo gli ultimi reset. Ho preso Drattini, vabbè, pace. Allora prendo un Edge. Momento della verità. È un Edge shiny oppure no? Fottuto con un Edge Shine, l'avrei accettato.
Ma se trovo un Edge Shiny, raga, va bene, cioè nel senso, voi farebbe ridere, ma va più che bene un Edge Shiny. Noi non ci siamo capiti qua. Qualsiasi Shiny va bene. Shiny Lock di quinta gen sono, penso, i giochi peggiori in cui fare Shiny Lock. O tra i peggiori. L'estetica di nero e bianco, secondo me, è molto sfavorevole per due Shiny. Almeno a me non fa impazzire. Sì, verde. Verdeggia o pianta, verdeggia. Figa. Sì, verde. Più verde di quanto già non sei. Ti prego, per una buona volta. Ma quanto sono lunghe ste cazzine, ma Dio canale. Esatto, esci che devo vedere Imperialismo di Tearless. Ieri me lo sono guardato tutto prima di andare a dormire. Vuoi lo spoiler, Aleleo? Io so chi ha vinto. Oh no, potrei rovinare il video da Aleleo. Non guardare la chat, Aleleo, qualcuno lo scriverà. Chiudi la chat, consiglio mio, veloce. Rapido. Torna tra 5 minuti. Siete pure di spoiler, chiudete la chat. Ho fatto un disastro. Io non dirò nulla, ma qualcuno lo farà. È come perdere 58.000 spettatori, tutorial italiano. Tra l'altro io ho followato il canale Twitch, raga, se non avete ancora fatto. Penso di essere addirittura d'arrivo per i 60.000k. 60.000k mi sembra un po' eccessivo. Per i 60k su Twitch. Quindi iscrivetevi e followate il canale se state seguendo da... Boh, come fate a non followare il mio canale Twitch? Dai, rapidi. Grazie, Desperados, per il terzo mese. Però hai miscliccato. Io volevo un follow, non dei soldi. Grazie per la sub. Shiny. No. Proviamo di trovarlo in 8192,86. Lo so bene. Cioè, lo immagino che si aggiri attorno al 90%. E obiettivamente sta diventando un piccolo incubo. Sarà interessante. Si è bloccato il cambio, infatti. No, sta andando, probabilmente ne ho skippato qualcuno. Dato i giri, adesso in teoria dovrebbe essere a posto. Quanti ne ha saltati? Vabbè, sti cazzi. Probabilmente mi sono semplicemente dimenticato io di metterli. Make sense. La scena di cui ci stiamo mettendo più tra. Sai che penso di sì. Non è quello per cui ci stiamo mettendo più tempo, perché quello probabilmente resta ancora roulette. Ma credo che lo sia. Bulbasaur quanti era?
Perché Bulbasaur sono abbastanza sicuro che sia quello con più try, almeno di quelli full odds. Totodile era uscito dopo tipo 300, raga. Totodile è uscito. In generale su Hardcore avevamo avuto molto culo. Come faccio a giocare due giochi assieme? Apro due finestre. Due DS, scusate. Due 3DS, scusate. Forse Bulbasaur è ancora in partita per giocarsela con Oddish, ma secondo me l'abbiamo superato. Cartucce di linea di gioco ce l'hai? Sì, però è... ce l'ha il mio cugino americano. No, non è vero, ce l'ho. Oddio, la cartuccia potrei averla persa, però l'ho custodita. Sì, sta andando il counter, evidentemente lo scherzo. Sì, dai, a 4.800 stacco, non ci arrivo a 5.000, raga. Fa un po' male la gola e devo ancora editare un 3 minuti comodi di clip. Beh, un po' meno di 3 minuti, dai. Però vorrei andare, vorrei non bruciarmi la voglia di esistere. Comunque dalla prossima settimana probabilmente, se non l'ho trovato, aggiungerò degli schermi e rimuovo lo schermo sotto e utilizzo il metodo che vado sempre in game, in battaglia, per vedere chi è. E magari andiamo di tipo 4 schermi. Tuo compleanno, Luca, auguri. A 6 minuti da mezzanotte. Le ipotesi sono: o sei nato a 6 minuti da mezzanotte, oppure l'hai scritto con 6 minuti di ritardo rispetto. Farebbe ridere in entrambi i casi. Bulba a 4.550 l'abbiamo superato. Dai, bene. Sì, oggi ufficialmente lo shiny per cui ci ho messo più try nella mia vita. Grazie, desperato. Spero il quarto mese intanto. Terzo mese, non so leggere, abbi pazienza. Zubat no, non ci avevamo messi così tanti con Zubat, mi sembra. Va bene, raga, basta, io stacco. Oggi non ne ho fatti moltissimi, però c'è stato un crash di mezzo e sono un po' stanchino. Quindi vi do appuntamento domani. Tanto domani andiamo avanti sempre con la Shiny Lock. Non penso di aggiungere uno schermo, ma nel caso potrei anche valutare di farlo. Però dipende, sono un po' impegnato in sti giorni. Dai, va bene. Vi raido qualcuno se c'è, soprattutto ora che stacco presto. Sono sempre i soliti nomi, vorrei fare qualcosa di più esotico. Però dovrei seguire più canali, porco due. Chi raidiamo? Raidiamo... Dai, sì, raidiamo turno. Ciao, raga. Ci vediamo domani. Le bet ve le darà un mod a stream finita. Voi datele per fatte. Ciao raga, buona serata, ci vediamo domani alle 21 con la Shiny Lock e alle 14 su YouTube con la tier list dei Pokémon di Radical Red. Ciao belli.